Per una strana magia, durante le feste di Natale ci ritroviamo con amici e parenti. Anche un piatto semplice sulla nostra tavola può creare la giusta atmosfera. Natale è sempre stato il momento che per i bambini e con i bambini si facevano un sacco di dolci. Poi i bambini crescono come la mia e non vogliono più che gli prepariamo neanche un panino di prosciutto. La merenda se la preparano da sole. Guardate un po' cosa fa Francesca. Oggi faccio i waffle, però non li faccio né dolci né salati, faccio un impasto neutro, così posso decidere se mangiarli con qualcosa di dolce o con un condimento salato. Gli ingredienti quindi per fare un impasto neutro sono molto semplici, perché abbiamo solamente la farina, le uova e il burro, che io ho fuso prima. E allora non mi resta che iniziare. E la prima fase è terminata. Non ho fatto altro che amalgamare le uova con il burro e la farina. Adesso si possono cuocere. La prima volta che li ho assaggiati è stato a un mercatino di Natale all'estero e ho subito pensato che era molto difficile farli, ma poi ho scoperto che con la macchina giusta è semplicissimo. Ecco pronti i nostri waffle. Adesso ne facciamo uno dolce e uno salato. Adesso quello salato. Adesso c'è solo l'imbarazzo della scelta. Buone feste vietnamita ventunesima. Zuc Munai Le!